Oggi, a passato e presente, parliamo dei mondiali di calcio del 1938 a Parigi. Sono mondiali di calcio, ma c'è anche un risvolto politico, perché è la nazionale dell'Italia fascista e ci sono sugli spalti gli antifascisti che fischiano, soprattutto quando la squadra di Vittorio Pozzo, allenata da Vittorio Pozzo, fa il saluto romano. E Vittorio Pozzo quel saluto romano glielo fa ripetere, per esempio nella partita contro la Norvegia. Poi quei campionati l'Italia li vincerà in una celeberrima partita contro l'Ungheria, un gol di Piola e l'eroe di quella nazionale è Meazza. Vedremo tutto questo e vedremo anche come la politica ha molto molto a che fare talvolta con lo sport. Dei mondiali di calcio del 1938 parliamo oggi col professor Giovanni De Luna e con i nostri tre giovani storici, Bernardo Cianfrocca, Guglielmo Motta e Alessio Folchi. Professore, formalmente parliamo di calcio, in realtà parliamo di cose assai più importanti, parliamo del fascismo, ma se vuole parliamo anche dell'allenatore di quella nazionale che vinse i mondiali del 38, Pozzo. Era un fascista? Sì, era un fascista. Guardi, parlare di calcio, soprattutto rispetto a quegli anni, vuol dire in realtà parlare di tutto, perché il calcio è un fenomeno talmente radicato, talmente diffuso, che intercetta proprio lo spirito del tempo. È allo storico che lo sa interrogare, ci restituisce aspetti molto particolari di quel tempo. 1938, tanto per intenderci, l'URSS non partecipa ai campionati mondiali. E quindi è fuori dire, una. E quello ci restituisce un mondo spaccato in due, un mondo comunista totalmente a parte. Secondo, c'è stato l'Anschluss, l'Austria è stata annessa alla Germania nazista. E due fuori. E questo vuol dire però che dal punto di vista calcistico l'esclusione del Wonder Team, che era la squadra del sogno, che era la squadra austriaca, la cui punta, il cui elemento di maggiore prestigio era Matthias Sindelar, carta velina, che è forse il giocatore più famoso del movimento tra le due guerre. Matthias Sindelar aveva come compagno un'ebrea italiana, non accetta l'Anschluss e muore in un incidente molto misterioso, avvelenato dalle esalazioni del gas di una stufa agli inizi del 1939. È una morte molto sospetta, si pensi che abbia pagato come il suo rifiuto, certo, dell'Anschluss. Quindi, come vede, intorno al calcio manca anche una terza squadra, la Spagna, perché la Spagna c'era una guerra civile e tanto per cambiare, nell'Italia ci sono le leggi razziali. Quindi questo 1938, apparentemente calcistico, in realtà è denso di eventi. Ma entriamo nel primo capitolo, dove, vi avverto, vedremo delle immagini inedite del fondo Pozzo, che sono dell'Archivio di Stato di Torino. Il primo capitolo è Francia, giugno 1938, la terza edizione dei mondiali di calcio, si apre appunto in un clima di guerra.